Tieni, Eva. Ea, ea, andate via, mocciosi. Fate largo, largo. Mi lasciate passare gli occhi. Via, via, avanti. Ah, è lei il professor Ibanez? Sì, sono. La stavamo aspettando da questa mattina. Spero si troverà bene qui a San Sebastiano, professore. Grazie. Prego, da questa parte, ti accomodi. Ora basta! Andatevene via! Ah, benvenuti nel nostro modesto hotel. Il professor Ibanez? Sì, buongiorno. Oh, professore, mi dispiace, ma purtroppo non ho due stanze singole. Ma come? Non ha ricevuto la lettera che le abbiamo inviato? Insomma, sapeva che arrivavamo oggi. Quante chiacchiere! Sì, lei ha ragione. Ma vede, all'improvviso è arrivata qui in paese una coppia di americani. Non potevo lasciarli dormire per la strada. Ma ho trovato una sistemazione e sono sicuro che a lei piacerà. Ho aggiunto un altro letto nella sua stanza, così la signorina dormirà con lei. Dormiva benissimo, sir. È mio padre. Eh beh, sì, l'avevo capito. Bene, visto che non ci sono altre soluzioni né un altro albergo in paese, faremo così. Molto bene, professore. Lei è una persona davvero comprensiva. Senta, nella mia lettera le avevo anche chiesto di prenotarmi sull'air service il viaggio di ritorno a Manaus per domani. Non mi dica che anche sull'aereo non ci sono più posti. L'aereo ha anche altri passeggeri, ma il pilota mi ha assicurato che i posti per voi due li ha già riservati, questo è certo. Maisena, porta su i bagagli. Sì, signore. Ha già fatto venire il nostro taxi? È di fuori che aspetta. Avanti, bellezze, coraggio, che il lavoro ci aspetta. Dobbiamo fare molte foto oggi, le ultime. Un servizio con gli occhi. Farò bellissime. E tutte le donne invidieranno gli indumenti che indosseremo. È un fotografo di San Paolo e le due ragazze sono delle modelle. Sono qui per fare un servizio fotografico. Dice che fanno delle foto di moda. Per me è roba di sesso. Gringo, siamo arrivati a San Sebastiano. Ah, viaggio schifoso e servizio pessimo, solo banane. Milord, il pranzo non è compreso nel prezzo. Hai ragione tu, amico. Al vagone ristorante non avevano il resto di $1,000. Per me l'americano non c'è neanche un dollaro. Quello sta peggio di noi. Dammi una mano con questa cassa. Anche il servizio bagagli è escluso dai $5 del passaggio. Quelli erano gli ultimi dollari che avevo. Sono al verde, amico. Ah, che sfortuna. M'è capitato l'unico Yankee povero. Spicciamoci. Calma e scarica con attenzione, eh? Ci penso io. Dentro quella cassa c'è il mio lavoro di un anno. Piano! No! I lavori ne ho visti tanti, ma raccogliere ossa vecchie. Non sono vecchie, sono preistoriche. Circa 50 garimpeiros, todos trabalhadores do garimpo. Che vuoi, straniero? Che porti in quella cassa? La bella addormentata? No, no, sono solo e voglio una camera per dormire. Mi dispiace, ma in questo momento non abbiamo proprio posto. È sicuro? Io mi accontento anche di un materasso sotto la scala, se non altro. Ah, è inutile. Potrei pagare con una carta di credito. American Express. Accetto. Monica, alza un po' le gonne. Belinda, girati. Ecco, ancora, ancora. Così va bene. Ora andate a cambiare. E fate in fretta, eh? Ok, Robby, ok. Dobbiamo metterci i tanga chiari e poi finalmente abbiamo finito. Carlito, non ti dispiace se ci cambiamo qui, no? Si figuri. Tanto ci sono abituato. Dai, Guido, porta, porta, Guido! Eccoti qui la tua cena. Quando la smetterai di guardare gli uomini? E tu quando ti deciderai ad esserlo? Non sai rispondermi, capitano Rhymes? Anzi,
ex capitano, ex marito, ex amante, ex tutto. Smettila, Betty, sei già abbastanza ubriaca. Perché? Che cosa mi offri in cambio, bell'ufficiale? Per caso stanotte hai deciso di portarmi finalmente a letto, capitano? Bravo, Guido! Sei un campione, il più forte della regione! Avete visto, ragazzi? Ho vinto! Che bellezza! L'avevo detto io che avrei vinto la scommessa e ho vinto, ragazzi! Ho vinto! Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Rance. Salve, Pierre. Prego, si metta a sedere. Avrei bisogno di parlarle un momento da solo. È una faccenda delicata. Allora combatteranno. Qui c'è troppa gente che ascolta. Inizia il combattimento! D'accordo, andiamo. Allora, Pierre, cos'è tutto questo mistero? Che mi deve dire? Bene, come lei già saprà, ci sono anche altri passeggeri sul nostro volo di domani per Manaus. Uno di questi, il professore Ibanez, ha proposto una deviazione di rotta. Le spese naturalmente saranno a suo carico. Vuole visitare la Valle dei Dinosauri. La Valle dei Dinosauri? Ah, sì, ne ho sentito parlare. Per favore, monsieur, parli a bassa voce. E perché? È un segreto? È proibito visitare quella regione. È il territorio degli Indios Saquara. E se sanno che vi porto lì, mi ritirano la licenza di volo. Ok. E cosa c'è di così interessante da vedere, Pierre? Ci sono dei resti fossili e delle orme che i dinosauri hanno lasciato milioni e milioni di anni fa. Per me va bene. In quanto a mia moglie non c'è problema. Del resto non ci costerà niente. Addio. Posso offrire? Qua no. Io sono americano, lei è francese. Già. Se indovina che mestiere faccio... Le pago 20 bottiglie di cachaça. L'ha già persa, lei è un cercaossa. E come diavolo fa a saperlo? Monsieur, le notizie volano in questo buco. È arrivato stamattina e aspetto il battello per Manaus. Esatto, ma in quanto al battello per Manaus ho cambiato idea. Beh, allora le do l'indirizzo per mandarmi quelle bottiglie di cachaça. Mi piace ubriacarmi da solo. Lo farò, ma conosco già il suo indirizzo. Lo stesso dell'Air Service. Bravo, visto che lo ha già, si può levare le piedi. Senta, io sono un cercaossi specializzato. Mi interessano solo quelli di 2 milioni di anni almeno. E ho sentito dire che va nella Valle dei Dinosauri. Tutte balle. Sì, certo, balle. Perché nessuno andrebbe in quella regione piena di insetti e di indios. Le autorità proibiscono ad andare nella Valle dei Dinosauri, vero? E lei non rischierebbe la sua licenza. Sa, improvvisamente mi ha preso una gran fretta ad andare a Manaus. Non avrebbe anche un posto per me sul suo aereo? No, è già pieno come un uovo. Oh. Ah, è un peccato. Quello che voglio dire è che è un peccato per l'Air Service. Aspetti un momento. Ci ha ripensato? Forse, purché non porti il suo bagaglio. Ok, potrei spedirlo col battello. Allora parli col professor Ibanez. Se lui accetta di portarla, per me va bene. Ibanez? Pedro Ibanez? Basta, ho detto che il viaggio non te lo pago. Sono 5 ore che camminiamo a piedi e tu mi chiedi pure di pagarmi. Ma signor, non è mica colpa mia se le ruote sono scoppiate. Non è neanche colpa mia, per cui levati dalle scarpe. Non insisto, se io il viaggio non te lo pago. Io ti ho rinforzato. Ma che vuoi che mi freghi della tua? Ma io la come ti permette? Vieni che ti do un bacio. Disgraziato! Ehi, calma, piccolo. Ehi, Grigo, non ti mischiare, che ti dai, buco. Su. Gringo, tu hai picchiato mio fratello. Io, beh, sai, non l'ho fatto apposta e poi non sapevo che avevo un fratellone grande e grosso come te. Te lo giuro, ciao! Quello è anche mio fratello, amico. Sì, abbiamo la stessa mamma. Beh, a giudicare dal colore della vostra pelle, direi che vostra madre era una gran puttana. Provaci con l'altro. No. Adesso i miei fratellini ti spezzano l'osso del capocollo. Sbagliato.
Ti piacciono i miei fratellini, eh? Tanto, tanto. Ray, guarda, stanno venendo a darti il bacino della buonanotte. Ah, fegato l'americano, ma si è andato a mettere proprio contro due rulli compressori. Oddio Dio. Ai. Stai dormendo? Non ancora, ho la testa che mi scoppia. Non ho avuto il tempo di ringraziarti. Sciocchezza, è stato un piacere. Mi serviva davvero un po' di ginnastica. Ho paura di non riuscire a muovermi. Resta sdraiato. Non scomodarti per me. C'è nessuno? Sei tu, papà? Mi porti l'accappatoio? Papà, hai sentito? Mi dai l'accappatoio? Ma lei chi è? Non è mio padre. E lei non è il professor Ibanez? Sono io il professor Ibanez. E lei mi spieghi cosa sta facendo nella mia camera? Mi chiamo Hall. Kevin. Kevin Hall. Lavoro per il Museo di Paleontologia di Boston. E sono sicuro di aver letto tutti i libri che lei ha scritto, professor Ibanez. Dinamica dell'evoluzione, epistemologia paleozoica e... sulle tracce degli ultimi dinosauri. Gliene manca uno, giovanotto. Ma non stia a preoccuparsi. Arriviamo al sodo. Che cosa voleva? Un posto sull'aereo. Vorrei venire nella Valle dei Dinosauri. Purtroppo non ci sono posti. Professore, mi siederò nel corridoio. Deve parlare col pilota. Già fatto, ha detto che dipende da lei. E lei non ha paura delle nostre stupide superstizioni? Beh, non più di lei, professore. Se dipendesse da me, io gli direi di no. Su, figliola. Ma come posso rifiutare il viaggio all'unico essere umano che ha letto tutti quanti i miei libri? E questa è mia figlia Eva. Ci siamo già conosciuti. Ciao, Eva. Il fatto di avermi vista nuda non l'autorizza davvero a trattarmi con intimità. È chiaro? La valle dei dinosauri fra 30 minuti al massimo. Allo stato primitivo, i più famosi sono i terribili Aquara, crudeli tagliatori di teste, che tuttora praticano il cannibalismo tribale. Ho letto qualcosa in proposito. Sembra anche che venirino un dio animale. Si sa molto poco sul loro culto. Hanno ucciso tutti quelli che hanno tentato di penetrare nel loro territorio, da quell'inferno verde. Nessuno è tornato a raccontare ciò che aveva visto. Io ho passato 3 anni nella foresta. Ma in Vietnam, dove sarebbe stato meglio che ci fossi rimasto. Da quando sei tornato da quella sporca guerra, non fai che ripetere le stesse cose. Vuole una banana? No, molto gentile. Ehi, pilota. Non ti sembra che quest'aereo sta ballando troppo?
È meglio che torni a sedere, capitano. Non faccia storie. Stiamo andando incontro a una turbolenza peggiore e balleremo ancora di più se questo la preoccupa. Obbedisca ai miei ordini. Sono io il responsabile su quest'aereo. Stiamo arrivando. Quella valle là in basso è la famosa valle dei dinosauri. La valle proibita. È vero, professore, che esiste una maledizione che colpisce chiunque osi entrare nella valle? Lei ha già conosciuto la signorina Pelin. Sì, ma solo ora ho conosciuto il suo nome. Fa facilmente amicizia. È un dono naturale. Oh! Non è nulla, state calmi. È meglio che torni a sedere, Pelin. È la maledizione della valle dei dinosauri che ci sta dando il suo benvenuto. Salute. Stupida. Capisce, lo sa solo il diavolo. I comandi non rispondono bene. Tutti questi sbalzi devono aver danneggiato qualcosa. Il motore di sinistra sta perdendo colpi. Non dovevo venire qui. Questa valle è proprio maledetta. Siamo davvero iellati. Grazie a questi indios sfottuti e alla loro valle di merda. Si è fermato!